sono nato qua, il mio battesimo l'ho fatto qua, mi è stato concesso di fare un piccolo regalo a queste ospiti bellissime e sono riuscito a nasconderlo fino ad adesso. Ed è un'esibizione mia, un omaggio a voi e un omaggio a tutti i ragazzi che hanno lavorato. Facciamo un applauso ai ragazzi del Cesare Corsi. E quindi vi voglio regalare un'esibizione di questo personaggio, spero che vi piaccia, perché non sono tanto bravo come esibizione, però ci provo. Non abbiamo fatto entri la scenografia. È lui la scenografia. Sì, questa è la mia scenografia. I cagazzi sono un popolo pacifico, ritengo che ogni forma di vita sia sacra. Gianni vanno a Cecchio. Ciccia qualcuna. Ciccia qualcuna. Salve, un piacere conoscervi. Ciccia qualcuno. Ciccia qualcuno, eh? E Sventura, a che appennali? Come va la vita? Yeah, certo che va bene. Scusa, ti scendono le palle, Ciccia qualcuno. Ciccia qualcuno. Hanno vissuto nelle stesse condizioni per migliaia di anni. Non conoscevano malattie, sino all'arrivo dell'uomo bianco. Che succede da questa parte? Ah sì, tutti i giovani guerrieri cacati devono affrontare 5 giorni di equilibrio e concentrazione. Se lui dovesse perdere la sua concentrazione e cadere, dovrebbe ricominciare tutto da capo. Mi aiuta a poter gridare e qui questa via qui intanto. Si può spiegare perché ha portato proprio questo cosplay? Avanti, mi voglio mandare. Il microfono magari. Buongiorno. Intanto mio papà è tristissimo, si sono svegliato quello triste. È una persona che per me ha preso un po' il cosplay in Italia, e lavora in Giappone, non lo diciamo noi. Ha pubblicato un post e mi ha ricondiviso una storia, perché io ho ricondiviso quel post, quindi è entrata e ha messo un mi piace e una frase, sotto un post di Sventura, è bellissimo. E io il giorno per un mese ho volato. E questa persona è qua oggi che io ricordo. Grazie! Dovete sapere che Jim Carrey è uno dei miei attori preferiti. Io in realtà bazzico, magari non rispondo a tutti perché ho un sacco di richieste di messaggi e sono un po' ansioso come persona, però in realtà guardo molto il cosplay italiano, mi scrive, mi commenta sempre, io vi guardo, I'm watching you, anche le cose cattive, io vedo tutto. Ma soprattutto vedo i 7 vincitori della gara cosplay. Bene, possiamo andare avanti oppure questi signorini dovranno tragli. Vuole iniziare da quello, dall'inizio, dall'era in cui è nato l'uomo. Va bene. Una cortesia, visto che i tecnici audio non sono dei geni nel capire la mia mente su quando mettere una musica eccetera, potrei fare il pathos con doppia P e tre T, pathos con voi. Quindi io dico la categoria e voi fate e io dico il nome. Se non è abbastanza forte non ve lo dico, quindi rimane farlo. Iniziamo? E il primo premio per battesimo cosplay va a... E ora che c'è il battesimo! La nostra domandante che dà la medaglia al primo battesimo. Emozionata?
molto, tantissimo, ma sei felice? Poi c'è il fan club dietro, cioè, parti già alla grande, iniziamo adesso il fan club, adesso iniziamo a fare le stampe. Complimenti, tesoro. Il crepuscolare culo opera, sì, ma per gli indigeni si cacca. Si cacca. Si cacca. Shakakan. Shiskabab. Shonshon. Chicago! Fuori, fuori, avanti un altro! Provino di merda! Via!